Diversi giorni fa, sempre qui in podcast, abbiamo parlato del resoconto finale sul sinodo dell'Amazzonia, in cui trapelava la presunta intenzione di Papa Francesco di ridiscutere il celibato dei preti. E alla luce di questo una parte della Chiesa ha drizzato il pelo, riesumando addirittura il vecchio Papa che ha espresso le sue preoccupazioni e contrarietà su un libro. Ma i punti di riforma richiesti dalla maggioranza dei vescovi del sinodo comprendevano anche la possibilità di donne diacono, ovvero donne che dicono messa, possibilità ovviamente esclusa da Francesco, con una spiegazione talmente convincente che guardate, va, leggo, così vi convince pure a voi, sentite, Si deve evitare di ridurre la nostra comprensione della Chiesa a strutture funzionali. Tale riduzionismo ci porterebbe a pensare che si accorderebbe alle donne uno status e una partecipazione maggiore nella Chiesa, solo se si desse loro accesso all'ordine sacro. Ma in realtà questa visione limiterebbe le prospettive, ci orienterebbe a clericalizzare le donne, diminuirebbe il grande valore di quanto esse hanno già dato e sottilmente provocherebbe un impoverimento del loro indispensabile contributo. Va convinto? Che poi questo maschilismo imperante nella religione, anche in tutte e tre le principali religioni abramitiche, ma quanto è ridicolo? Quanto è riduttivo della presunta figura di Dio? Dio ovviamente maschio pure lui, perché non è che da un'azione di creazione di donare la vita ne deduci logicamente una figura femminile della divinità in quanto madre, no? In quanto dà la vita, quindi donna, no, uomo. Ma cosa ci ha partorito dal cazzo? Non so, mi viene il sospetto che questo Dio sia stato quasi inventato da degli uomini a loro immagine e somiglianza. Hanno inventato la più banale e scontata delle storie possibili e gli hanno attribuito arbitrariamente la straordinarietà. Ma ditemi voi che c'è di straordinario in una storia che dovrebbe essere divina, ma che invece rispecchia gli usi e i costumi dell'epoca a cui appartiene. Pensate che figo che sarebbe stato se invece di parlare di Noè, di Abramo, di Mosè, la Bibbia avesse parlato di loro al femminile. Profeti donne che guidavano i popoli e che venivano ascoltate. Già quest'ultima cosa di per sé è incredibile. Abrama al posto di Abramo. Abrama che prima si fa mettere incinta dallo schiavo perché il marito è sterile e che sceglie di chiamare questo figlio Ismaele quando sarà nato. Poi però parlando con Dio magari giungono alla conclusione che un aborto sarebbe la soluzione più congeniale, evitando così un sacco di problemi in futuro. Poi Dio con un massaggio olistico ai genitali del marito di Abrama gli dona di nuovo la fertilità e Abrama resta di nuovo incinta e decide che chiamerà questo figlio Isacco. Ma di nuovo parlando con Dio decide che un aborto sarebbe la soluzione più congeniale per risparmiarsi un sacco di problemi in futuro. Ecco, avevamo risolto il problema. Chissà che mondo sarebbe oggi se la matriarca Abrama avesse deciso all'epoca di abortire quei due cancri che ancora ci affliggono l'esistenza. Si sarebbe persino parlato in maniera diversa di aborto oggi. E in questi giorni non avremmo letto le dichiarazioni di Don Bucci che ha detto «La pedofilia non uccide nessuno, l'aborto sì». Dimostrando paradossalmente quanto a volte un aborto possa essere una benedizione se evita di mettere al mondo delle teste di cazzo. Ma tornando alla Bibbia, è certo che sarebbe stato anacronistico vedere una donna profeta di Dio, una donna alla guida del popolo eletto. Ma ancora di più pensate a Gesù, no? Figlio maschio di un Dio maschio, Maria Poraccia, figura completamente marginale nei Vangeli, trattata a pesci in faccia dallo stesso figlio ed usata esclusivamente in funzione per essere la svuota coglioni di Dio, no? Un contenitore per il seme divino, ma non bastava una donna vergine. Si sono dovuti inventare l'Immacolata Concezione, ovvero che Maria stessa era nata senza la macchia del peccato originale, poi messa incinta da Dio, rimanendo però vergine, e questo comunque ci porta a domandarci le misure dello Spirito Santo. E ci possiamo dare pure una risposta, visto l'irascibilità di Dio e la sua mania di fare le cose in grande. Ma Maria, appunto, dopo aver partorito un magico semidio, diventa completamente marginale nei Vangeli, che non parlano della sua verginità perpetua. Viene sfanculata più volte dallo stesso Gesù. Immaginatevi invece una Gesua. Una Gesua che nasce dopo che Dio ha messo incinta Giuseppe. Sarebbe o non sarebbe straordinario un evento che dici, cazzo, questo sì, è una roba miracolosa. Sarebbe pure più facile credere alla verginità perpetua, poi. Una Gesua che va in giro con 12 donne, a parlare di amore, di pace, seguita dalle masse, e che alla fine te dice «Dio non è padre, Dio è madre». Sbo!
Sarebbe incredibile, no? Ma allo stesso tempo potresti trovare tutta una serie di giustificazioni bibliche: il diluvio universale, depressione postpartum, Dio che ordina omicidi e stermini. Ciao Arcillo! No? E invece no. La donna è margine di un patriarcato che dura da millenni e di cui non ci siamo mai liberati nemmeno nella società presunta laica. E questa favola, questa storiella che ci spacciano come la straordinaria storia di Dio e degli uomini, non è altro che la masturbazione di maschi bigotti che sognano di essere importanti, quando invece oltre le palle non contano un cazzo.